Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi fra le tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà finché me la scambi con la divina volontà e così io possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Quella che tuo figlio ci ha insegnato per amore, noi ti Dal Libro di Cielo, volume 14, 26 agosto 1922. Stavo rivedendo nei miei scritti, secondo l'ubbidienza, ciò che dovevo segnare per farle copiare. Pensavo tra me, a che pro tanti sacrifici? Quale bene ne verrà? E mentre ciò pensavo e facevo, il benedetto Gesù mi ha preso la mano fra le sue e stringendola forte mi ha detto: Figlia mia, come il fiore toccato spande con più intensità il suo profumo, tanto che se non è toccato sembra che non contiene tanto profumo e l'aria non resta imbalsamata da quell'odore, così le mie verità. Quanto più si pensano, si leggono, si scrivono, se ne parla, si diffondono, tanto più profumo spandono, in modo da profumare tutto e di giungere fin nel cielo. Ed io sento il profumo delle mie verità e mi sento di manifestare altre verità, vedendo che le verità manifestate spandono la luce e il profumo che contengono. Invece, non toccate le mie verità, il profumo e la luce restano come compressi e non si spandono, ed il bene e l'utile che contengono le mie verità resta senza effetto, ed io mi sento defraudato nello scopo perché ho manifestato le mie verità. Sicché se non ci fosse altro che farmi sentire il profumo delle mie parole per rendermi contento, dovresti esserne felice di fare il sacrificio. 29 agosto 1922. Continuando il mio solito stato, stavo pensando al tanto che il mio dolce Gesù ha fatto e patito per salvare le anime, e lui nel venire mi ha detto: Figlia mia, tutto ciò che fece la mia umanità, preghiere, parole, opere, passi e pene, sta in atto
di darsi all'uomo. Ma chi prende, chi riceve l'innesto del mio operato? Chi si avvicina a me ed unendosi con me prega, riceve l'innesto della mia preghiera e i beni che essa contiene. Chi parla e insegna unito con me riceve l'innesto e i frutti delle mie parole. E così chi opera, chi soffre unito con me, riceve l'innesto e i beni che ci sono nelle mie pene d'opere. Altrimenti tutti i beni che acquistai per la creatura restano sospesi. E la creatura, non restando innestata con me, non fruisce dei beni che la mia umanità con tanto amore vuole dare. Se non c'è l'unione, i beni dell'uno restano come morti per l'altro. Immaginati una ruota, il centro della ruota è la mia umanità, i raggi, tutto ciò che fece soffrì. La circonferenza dove restano fermati i raggi è tutta l'umana famiglia che gira intorno alla ruota. Ora, se questa circonferenza, questo secondo giro di ruota, non si avvicina per ricevere la fermata dei raggi, i raggi restano sospesi e non possono comunicare i beni che il centro della ruota contiene. Oh, quanto ne soffro nel vedere i tanti miei beni sospesi che l'umana ingratitudine non solo non riceve, ma disprezza e calpesta. Perciò con tanta ansia vado in cerca delle anime che vogliono vivere nel mio volere per poter fermare in loro i raggi della mia ruota. La mia volontà le darà grazia da poter formare la circonferenza del secondo giro della ruota e riceveranno tutti i beni che gli altri mi respingono e disprezzano. Bene, questa meditazione cade nella memoria liturgica della presentazione di Maria Bambina al Tempio, che fu il gesto in cui la Madonna, assecondando, ecco, un desiderio profondo che sentiva fin da quando era piccolissima, di darsi completamente a Dio, mise in pratica, ecco, staccandosi con dolore dai genitori ed andando a vivere nel Tempio di Gerusalemme. Secondo la tradizione, fece questa grande offerta all'età di circa 3 anni. E certamente quello che Gesù ha detto nella seconda parte di ciò che abbiamo letto, e fruire di tutto ciò che l'umanità santissima di Gesù fece d'operò sulla terra, ricevendone l'innesto, e trova in Maria il destinatario perfettissimo e principale. E questo è un pensiero che nasce un po' spontaneo, mi chiedo sempre, chissà se uno dei motivi per cui la Madonna è veramente stata ricolmissima di tante di quelle grazie che, come dicono i maestri di spirito, si farebbe prima a contare le gocce dell'oceano, se qualcuno ne fosse capace, o i chicchi di rena sulle spiagge del mare, sempre se qualcuno ne fosse capace, piuttosto che contare tutte le grazie di Maria. E perché dico questo? Dico, chissà se tanta pienezza di grazie non sia dovuta, per accidenza ovviamente, in Maria Santissima anche dall'enorme spreco, disprezzo e addirittura calpestio, così dice Gesù, di tante grazie che egli ha elargito e costantemente elargisce all'uomo. Proviamo a pensarci un attimo. Gesù dice che tutto ciò che fece la sua umanità, preghiere, parole, opere, passi e pene, sta in atto di darsi all'uomo. Attenzione, questo vale per ogni essere umano, in ogni istante della sua vita, in ogni azione che compie. Cioè, chi è capace di calcolare quante azioni, parole, pensieri, passi, pene, opere sono compiute
in tutti gli istanti della vita da tutti i membri della razza umana, dal primo fino all'ultimo che ci sarà. Cioè, è evidente qui. Allora, un numero del genere potrebbe avvicinarsi, essendo veramente grande, alle gocce dell'oceano e alla spiaggia e alle chicchi di rena sulla spiaggia del mare, forse sì, o forse non si avvicinerebbe per difetto, perché la Madonna c'ha ancora di più, il che sarebbe assolutamente consono. Ecco, lo sfondo, a mio avviso, di questa meditazione, lo sfondo, il minimo comune denominatore, sia del primo brano, su cui adesso poi torneremo, che del secondo, è proprio questo. È lo spreco delle grazie, oppure l'utilizzo, la messa in opera, l'accoglienza e il mandare a buon fine le grazie che Dio ci dona. Perché se noi ci pensiamo, in fondo, e qui ci aiuta il Vangelo della messa, non mi ricordo se era ieri o dell'altro ieri, perché va messa tutti i giorni, la parabola delle mine. In fondo, se uno ci pensa, anche per quello che riguarda la divina volontà, noi abbiamo una libertà reale, profonda e vera, che si esplica fondamentalmente, semplicemente in questo: le usi le grazie che Dio ti ha dato, ma prima di usarle le accogli, le riconosci come tali e le traffichi, le metti a frutto, oppure no? È tutto qui, è la parabola delle mine. Ecco, poi dobbiamo anche dire quanto uno le mette a frutto, perché la parabola delle mine dice: uno rende 10, l'altro rende 5, l'altro rende 0. Cioè, fino a che punto vogliamo arrivare nell'andarci a prendere tutta la montagna di grazie che Dio ci fa in continuazione? Cioè, Gesù che in ogni istante della nostra esistenza sta in atto di innestarci al suo operato. Quindi immaginiamo, cioè, diventeremo delle, come dire, delle centrali nucleari, dove anziché produrre energia nucleare staremo a produrre in continuazione energia divina. Cioè, una immensità potentissima di bene universale. Perché? Non per noi, ma perché prendiamo quello che Gesù ha fatto per noi, lo facciamo nostro e lo uniamo a quel niente che noi siamo, con niente che noi che facciamo, con niente che noi abbiamo. Ora, chi era la Madonna? D'accordo? La Madonna è quella che andava sempre al massimo. L'ho detto in tante catechesi, cioè la tavoletta della, chiamiamola così, della macchina formidabile, insomma, della sua esistenza, l'acceleratore stava sempre giù, al massimo. Non se n'è fatta sfuggire una, non solo non se n'è fatta sfuggire una, non ha omesso di, come dire, portare alla massima espansione possibile, quindi al massimo livello, ogni grazia ricevuta. Quindi tutte e al massimo. Ora comprendiamo quanto è anche grande l'ambito di esercizio della nostra libertà. Torniamo al primo scritto di oggi, 26 agosto 1922. Gesù dice: Luisa stava facendo un po' di storie, perché tanti sacrifici, a quei tempi non c'erano i computer, perché doveva rivedere, riscrivere, far copiare tutte ste copie dei manoscritti. E dice: ma che però tanti sacrifici? Quale bene ne verrà? Ah! E qui Gesù dice: come quale bene ne verrà? Ne verrà tanto bene, perché lui spiega: le mie verità sono come i fiori. Se tu i fiori li scuoti, non hai visto quei fiori soprattutto che profumano tanto? Quando uno li scuote un po', si muovono quelle sostanze che sono contenute
nel germe, insomma, del fiore, tutti quei polli. Non sono un grande esperto, purtroppo, ahimè, di botanica. Però quello che tutti constatiamo è che il profumo si sente di più. Allora, pensare alle verità di Gesù, ah, questo è un ottimo uso della nostra libertà. Leggere, scrivere, parlarne. Il servo della parabola della mela viene chiamato il servo fannullone, quello che non sta a fare niente, quello che ozia. Ma attenzione che nell'orizzonte soprannaturale l'ozio non è semplicemente l'assenza, come dire, di una operosità concreta, quindi di un lavoro operativo. Perché uno che fa una buona meditazione, quindi pensa, o una buona lettura spirituale, non sta oziando, anche se non sta facendo niente di produttivo, perché se uno, poverino, è disoccupato, non è colpa sua se non sta facendo niente di produttivo. Però bisogna vedere con tutto il tempo che ha a disposizione, perché non impiegato in lavori produttivi, che ci fai? Una persona che prega non sta oziando, sta pregando. Una persona che scrive, come Luisa, adesso lo scriviamo al computer, quindi mandiamo le cose in giro tramite il web. Ma quello non è ozio, quello è lavoro. Una persona che parla, quindi che comunica cose buone ed edificanti al prossimo, non sta oziando. Ti assicuro, insomma, io purtroppo sono un po', credo per volontà di Dio, un po' chiacchierone, insomma, quindi chiamato in quanto sacerdote, ecco, soprattutto a quanto pare ad un impegno serio, diciamo così, nel ministero della predicazione, parlare non è oziare, insomma, perché è un'attività impegnativa e anche un pochino stancante. Dopo un po', uno quando faccio degli interventi un pochino lunghi, quando faccio una catechesi seguito poi dalla messa, dopo 2 ore che a diverso titolo parli, alla fine sei stanco, sei, insomma, perché anche l'attività del parlare, oltre che l'impegno intellettuale, insomma, per cercare di non parlare a bambere, di dire cose sensate, quando si parla ad alta voce, richiede anche un'attività fisica. Tant'è vero che se uno parla troppo a lungo, a un certo punto la voce la perde, perché non è una risorsa illimitata, no? Ecco, come tutto il nostro organismo c'ha bisogno dei tempi di riposo per ricaricarsi un po', per riprendersi un po'. Ecco, allora, questa operosità va spesa soprattutto per sbattere quei fiori che consistono nella diffusione, tramite il pensare dentro noi stessi, tramite lo scrivere, tramite il leggere o tramite il parlare, delle verità. Di questo Gesù è contentissimo. Cosa ha fatto la Madonna nel Tempio di Gerusalemme per tanti anni? Ha pregato, ma non solo ha pregato, ha letto tanto. La Madonna la Bibbia la conosceva benissimo. E io non credo che la conoscesse per scienza infusa. Leggeva e meditava. E certamente nel leggere e nel meditare c'è una grande assistenza dello Spirito Santo di cui era piena, ma lei ci ha messo del suo. Quindi vivere in monastero non c'è l'ozio. Nel monastero si fanno i più nobili lavori che esistono sul pianeta Terra, insomma, perché i lavori di Dio, questo detto adesso non voglio tirare l'acqua al mio mulino perché sono un sacerdote, ma sono i più nobili e più belli che esistono sul pianeta Terra, con il dovuto rispetto, insomma, di tutti, no? Ecco, quindi dal canto nostro una grande operosità, per esempio, è da spendere nel ricevere, nell'andare a prendere le tante cose che il Signore ci dona. Quindi
l'operosità, anche se non sembra tale, consiste nell'imparare a fare tutte quante le cose con Gesù. Chi si avvicina a me ed unendosi con me prega e riceve l'innesto della mia preghiera e i beni che essa contiene. Allora, dobbiamo cercare piano piano, che cresciamo, di arrivare a non omettere nulla di tutto ciò che facciamo e di non omettere nulla dall'unirlo attraverso la divina volontà, quindi facendo un atto di unione o di fusione con la divina volontà, all'operato di Gesù. Non è una cosa fatta tanto per fare, perché non era, anche se, come tante volte ci siamo detto, la vita nella divina volontà non consiste semplicemente nella ripetizione di questi atti, però certamente consiste anche in essi, perché se io non ci metto l'intenzione attuale, oltre che quella, e questo dobbiamo non dimenticarlo mai, in generale fatta nell'atto preventivo, di chiamare l'unione con l'operato e con la divina volontà in tutti quanti i miei atti, questo effetto non si produce. E fare questa cosa è operare, non è oziare. E chi parla, insegna, unito con me, riceve l'innesto e i frutti delle mie parole. Questo vale in particolare, ma non solo evidentemente, però soprattutto per i pastori in cura d'anima e soprattutto per coloro che si dedicano alla predicazione. Perché non è la stessa cosa, mentre si parla, ricevere l'innesto e i frutti delle parole di Gesù, insomma, era un grandissimo predicatore, senza dubbio, no? Anzi, era il grandissimo predicatore, non un. Quando soffriamo, o quando facciamo qualunque cosa, qualunque tipo di opera, da quelle consapevoli, come guidare, dormire, mangiare, lavarsi, accudire le cose di casa, lavorare, riordinare, scrivere, leggere, progettare, a quelle più alte, le opere vanno tutte quante portate all'unione con Gesù e ancora di più le pene, le sofferenze. Ecco, Gesù sta in questo atto ininterrotto di darsi. E se questa acquisizione, accoglienza da parte delle creature di queste cose, qui c'è sempre sottinteso, sottintesa la verità che Gesù nella vita terrena ha rifatto gli atti di tutti gli esseri umani presenti, passati e futuri, secondo per secondo. E se non c'è questa operazione, dice Gesù, non fruisce dei beni che la mia umanità con tanto amore vuole dare. È lo stesso principio per cui, come la Chiesa insegna, dice, se tu non hai l'intenzione di prendere un'indulgenza, siamo nel mese di novembre, l'indulgenza non la prendi. Tu puoi anche fare un'opera indulgenziata, ma se non c'è l'intenzione, che in qualche modo deve esserci, Dio la vede se c'è, di lucrare con l'indulgenza, tu l'indulgenza non la prendi, anche se fai un'opera oggettivamente indulgenziata. E Gesù soffre nel vedere questi suoi beni sospesi, come ha spiegato, e soffre a causa, ecco, questa è sempre una cosa molto brutta, dell'umana ingratitudine. Ogni volta che si apre questo argomento, sarebbe cosa assai auspicabile che ci sentissimo proprio trafiggere il cuore e che Dio ci faccia la grazia, perché credo che sia una grazia molto grande, di poter piangere con Gesù, anche in questo, per l'umana ingratitudine.
perché l'ingratitudine è una delle cose più brutte che possa esistere. E noi dovremmo, ecco, fare una grande opera e stancare un po' l'intelletto in questo, provare un attimo, un minimo, a immedesimarci con Gesù, con chi lui è e con quello che ha fatto, cioè, e vedere tanta indifferenza, tanta ingratitudine. Cioè, proviamo a pensare, quando noi facciamo qualcosa di oggettivamente utile, bello, giovevole al prossimo, e non si ha nessun tipo di riscontro, zero. Oppure quella cosa viene proprio completamente respinta. Sono esperienze certamente molto molto dolorose, no? L'umana ingratitudine disprezza e calpesta beni tanto grandi. Ecco, ma come sappiamo, questo è un altro principio fondamentale, non soltanto della divina volontà, ma proprio in generale dell'agire di Dio. Se Dio elargisce una grazia, quella grazia non va perduta. Se qualcuno non la vuole, andrà a qualcun altro. Ecco perché è suggestivo, ecco, sognare che la Madonna, in tutto l'autoterreno di grazie che si è presa, è andata veramente a prendersi anche tutte quelle che le creature non sono prese. Perché il principio è che nulla di ciò che Dio fa, nulla di ciò che Dio fa può andare disperso o perduto. Nulla. Quindi, se non ha funzionato con l'anima X, si passerà il tutto all'anima Y. E quali sono le anime che diventano i collettori di tutte quante le grazie perdute? I raccoglitori. Attenzione, riceveranno tutti i beni che gli altri mi respingono e disprezzano. Ecco perché ho iniziato esordito pensando, dico, ma la Madonna sicuramente se le ha prese tutte. Perché la Madonna è vissuta nel divin volere e quindi era giusto che ricevesse tutti i beni che gli altri mi respingono e disprezzano. Quindi quando vediamo qualche malaugurata scena oggettiva di qualcuno che disprezza le grazie del Signore, molto dovremmo soffrire, ma anche molto dovremmo pensare, dice, Signore mio, fammi vivere una divina volontà, cioè, se non sai a chi darlo, dallo pure a me, ecco. Unitamente certamente alla sofferenza, perché insomma una grazia per una singola persona, nella mente di Dio è stata pensata come grazia per quella singola persona, il fatto che la sprechi non è certamente una cosa bella. E anche questo occorre ripararlo, perché niente di quello che Dio fa può andare perduto. Niente. Ecco, voglio davvero Maria Santissima aiutarci a entrare in questa santa logica che lei ha vissuto per prima e che le ha consentito di essere, ecco, veramente la raccoglitrice, la depositaria, ecco, il mistico collettore di tutte le grazie perdute a causa dell'ingratitudine umana. Bene, oh Santa Vergine Maria, ecco, aiutaci a ben operare, a ben impiegare il tempo che Dio ci ha donato e a non sprecare nulla del bene che Egli ci dona e ad essere sempre aperti e disponibili a raccogliere, se Dio vuole, le grazie sprecate e però anche a riparare con tutto il nostro amore, con tutto ciò che possiamo, a tanta incredibile umana ingratitudine che tanto addolora il cuore di Gesù. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.